Ciao a tutti, nuovo video. Rieccoci a parlare di prodotti senza infamia e senza lode, quindi prodotti che uso comunque tranquillamente, ma non mi fanno impazzire, ma neanche mi dispiacciono. Mi è venuto in mente che quando vi ho fatto la recensione del bifasico del Giardino Cosmetico, in teoria avrei potuto anche inserirlo direttamente in questa tipologia di video, perché in effetti è un prodotto che probabilmente ricomprerò anche, ma che non mi fa, insomma, impazzire. Però ho preferito farlo a parte, cioè fare quel video, insomma, apposito per quel prodotto, perché magari, non lo so, poteva essere più utile per qualcuno che andava direttamente a cercare qualche opinione su appunto proprio quel bifasico. Però mi è venuto in mente che avevo altri prodottini, da inserire in questo genere di video e quindi ho oggi sono qui a farlo. Allora, il primo prodotto di cui voglio parlarvi è lei, la famosissima maschera per capelli ecobiologica, l'olio di macadamia di Omnia Laboratoire. Allora, io ho acquistato questo prodotto perché ne avevo sentito parlare veramente in maniera super positiva da parecchie ragazze e soprattutto da Martina 91 Martina S. Non trovo facilmente questi prodotti perché sì, ci sono forse all'Iper, mi sembra, ma io non ci vado spesso e quindi nei negozi in cui vado io solitamente, quindi Small, Tigotà, Acquasapone, non riuscivo a trovarli. Quando sono stata da CAD, l'ho trovata e l'ho acquistata. Ho finito prima un po' di cosine che avevo, adesso ho iniziato a usarla e sono, non si vedrà mai, ma sono quasi alla fine. Che dire di questo prodotto? È una maschera con buon inci perché non ha coloranti sintetici, coloranti sintetici, oh, le virgole, siliconi, PEG, oli minerali e parabeni. Non tutti questi prodotti hanno un buon inci, alcuni hanno appunto questa dicitura del 0%, altri invece hanno delle schifezzine, diciamo, al loro interno. Io avevo scelto questo qua, l'olio di macadamia, perché pensavo che fosse un po' più nutriente, un po' più corposo rispetto alle altre, perché ci sono altre tipologie di questa maschera, e ho deciso insomma di provare questa. Questa qui è certificata ICEA, contiene 250 ml di prodotto e ha un PAO di, non lo so, sì, di 6 mesi, quindi insomma dura come un po' tutti i prodotti di questo genere. Ovviamente 6 mesi, ciao, perché usandolo me lo finisco molto molto prima. Lo sto appunto usando al posto del balsamo, lo lascio un po' in posa e lo uso al posto del balsamo. E sinceramente, io non ho visto chissà che effetti sui miei capelli. Direte: ma questa non gli fa bene niente, perché non, tutte le volte dice: non ho visto questo, non ho visto quell'altro, però purtroppo è vero. L'ho usata anche come maschera, quindi l'ho tenuta in posa più tempo, e in quel caso ho visto un'azione districante maggiore, però con i miei soliti 5-7 minuti di posa, diciamo, direi niente di che. Non ho visto i capelli più morbidi, più luminosi. È una certa cosa, perché io ve l'ho detto più volte, i miei capelli non sono luminosi, non possono essere luminosi, non lo so se ci sarà mai un prodotto che li farà diventare luminosi, perché essendo così ricci, luminoso di cosa? Cioè, cosa vuoi avere luminoso su questa testa? E quindi io non vado neanche a cercare sinceramente l'effetto luminoso. Però la districabilità, sì, quella io veramente la ricerco nei prodotti per capelli, che siano maschere o balsami, perché per me è necessaria. Con questo prodotto io faccio leggermente fatica a districare i capelli, non è un'operazione veloce e insomma è facile, diciamo, devo stare lì un po' a insistere, in alcuni punti proprio ci sono dei nodi che non si vanno a sciogliere e quindi costa poco, è vero, per emergenza, magari trovando qualche offerta, forse la riacquisterei, ma sono più per il no che per il sì, cioè proprio se, non lo so, dovessi essere in un periodo in cui non faccio ordine online, non posso acquistare determinate cose, in quel caso sì, proprio per una questione magari di prezzo, però come effetto no, non mi piace e non mi ha sconvolta, insomma, quindi
La metto in questo tipo di video perché non è un prodotto da bocciare, non è che dico no, non fa niente assolutamente. Per i miei capelli però non è sufficiente, quindi potrei pensare di acquistarlo per i motivi che vi ho appena spiegato. Non è un prodotto appunto che non vi consiglio assolutamente, sicuramente se avete dei capelli non ricci come i miei potrete trovarvi tranquillamente bene. Alcune ragazze mi avevano detto che a loro appesantiva i capelli, sui miei non ho visto questa cosa, perché appunto io per riuscire a appesantirli dovevo mettere delle cose molto pesanti e questa non è così pesante, perciò sì, la inserisco in questo video perché è un prodotto che uso tranquillamente, non è che mi piccono quando devo usarla, però insomma non è per me niente di esilarante. Secondo prodotto che vi voglio mostrare è questa, l'acqua termale, lo spray dermatologico acqua fonte termali di Salso Maggiore che avevo acquistato da Douglas. In offerta a 4 euro e qualcosa, la sto usando quotidianamente, mattina e sera, a volte durante il giorno la vaporizzo sul viso e non lo so, io ve l'avevo già detto, io non sono tanto per le acque termali. Avevo provato l'acqua Evian che non è termale, l'acqua invece di uva di Caudalie l'avevo usata un paio d'estati fa, quella mi era piaciuta parecchio, anche se anche in quel caso non avevo sentito la necessità di andare subito a riacquistarla, però lì avevo sentito una differenza. L'acqua Evian è proprio acqua e quindi sinceramente a me cambia poco spruzzarmi l'acqua sul viso. Questa qui l'avevo presa perché comunque costava poco e sono 250 ml. Ho pensato che anche magari con questo caldo potevo andare a vaporizzarla sul viso e poteva essere una cosa buona. Ripeto, la sto usando 2 volte al giorno e a volte durante la giornata do una spruzzatina. Che sia termale non ho dubbi perché è salata, quindi sì, è termale. Non ho visto chissà che benefici, ma io non ho neanche capito quali dovrebbero essere i benefici dell'acqua termale, quindi se voi me ne sapete dire, se voi sapete, non so, avete notato qualcosa con le vostre acque termali, ditemi che cosa vi fanno, perché io non vedo, particolari benefici. Certo, aiuteranno un po' a idratare la pelle, questo sì, però, non lo so, è un prodotto che io non capisco molto. Lo uso con piacere, anche se, mi pizzica un po' il viso. Sarà che è salata, saranno i minerali al suo interno, non lo so che cosa sia, ma io quando la applico sento un po' il viso pizzicare e questa cosa non mi fa impazzire, ma penso che il suo essere salata e il suo pizzicore che crea possa essere in qualche modo un effetto positivo e quindi vado e la vaporizzo. L'erogatore fatto in questo modo, io potrei anche spruzzarla, ma non si vedrà niente. No, si vede! E spruzza in questo modo, quindi fa una bella nuvola, diciamo, non spruzza tutto, non ha un getto forte, non cadono le goccioline, insomma, ha uno spruzzino buono, diciamo, però insomma io non ci trovo chissà che benefici. Continuo a usarla, probabilmente se la dovessi ritrovare scontata la riacquisterei perché sicuramente è un qualcosa in più per la pelle e male non le fa, però io non vedo tutti questi benefici. Fatemi sapere voi con le acque termali come vi trovate, grazie. Altro prodottino, sempre senza infamia, senza lode, questa crema di Bio Bio Baby all'arancio, appunto, che avevo ricevuto gratis da un ordine Ecoverde. Questa è appunto una crema mani, ha una consistenza così, quindi ha una media consistenza, non è liquidissima, ma non è neanche troppo compatta. È questa, si assorbe in fretta, è molto cioè, sì, non è molto liquida, ma ha una consistenza che si assorbe molto facilmente. Oh, ce la posso fare. Non lascia le mani appiccicose, anche se nell'immediato un pochino, sì, non sono proprio asciutte. Però c'è anche da dire che adesso sono 40 gradi e quindi non si può pretendere chissà che cosa. Lascia le mani belle morbide, non particolarmente compatte, però morbidine.
una profumazione proprio d'arancio, che per me è più indicata per l'autunno-inverno piuttosto che per l'estate, però come consistenza la vedo più giusta per questo periodo. In questo periodo io non sto usando la crema per le mani sempre, la uso ogni tanto, ogni qualche giorno, perché insomma tutti i giorni, come l'inverno o più volte al giorno, assolutamente non mi serve, però per l'estate è un prodotto carino che non mi dispiace. Non mi fa impazzire una crema mani, insomma, come tante altre. Un altro prodotto che non voglio dimenticarmi, ma non ho qui fisicamente, è il famosissimo addolcilabbra di Alchemilla. Io l'ho preso nella versione neutra, ve l'ho fatta vedere in uno degli ultimi video haul. Avevo parecchie aspettative su questo prodotto, ma devo dire che per me è un burro cacao come tanti altri. Non lo trovo particolarmente idratante, non ha un effetto che mi dura molto sulle labbra, lo devo riapplicare più volte. Adesso non ce l'ho qui, perché ho finito il Viver The Cop che porto al lavoro, e quindi mi sono portata a quello e è nell'armadietto appunto del lavoro e lo lascerò lì finché finirà. Perciò non ce l'ho da farvelo vedere, però volevo inserirlo in questo video perché anche lui è un prodotto senza infamia e senza lode. Non credo neanche che lo riacquisterò, perché più o meno per quel prezzo ci sono altre cose che posso prendere. Non è malaccio, non mi crea problemi di secchezza alle labbra particolari o cose varie, però devo andare a riapplicarlo tante volte e non mi idrata, insomma, chissà quanto. Quindi questi direi che sono i miei prodotti per stavolta, senza infamia e senza lode. Fatemi sapere i vostri se vi va. Grazie per aver guardato questo video e, come sempre, se vi andrà, ci vediamo al prossimo. Ciao!